Pronto? Sì, è Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao Claudio. Volevo dire, l'interiorità dell'uomo come può avere un tempo, una data d'inizio? E non so, un Dio presentato come un Dio finito, non infinito. È Sì. questo che crolla, che non regge, che uno, io non riesco ad accettare un Dio che sia finito, che abbia dei limiti. Per me Dio non può avere dei limiti. Questo è un concetto che mi è estraneo a Giampaolo. Cioè, non riesco a comprendere come un Dio possa avere dei limiti. Allora accetto più volentieri gli dèi, non il Dio. Ma è una grossa dicotomia questa, anche questa, eh. È una grossa contraddizione. Cioè, non riesco a concepire una cosa che sia finita. Certo, io vivo in quello che è fini nel finito, nel relativo, e questo lo accetto benissimo, ma che poi mi si venga a proporre un Dio che ha delle debolezze, scusatemi, sapete, questo proprio non accetto un Dio debole, Eh ecco, sì. Un è qualcosa di ridicolo, di poco serio. Dio che si diverte a mettere in ginocchio gli esseri umani che non si possono difendere. Beh, quella lì addirittura infantilismo, insomma, arrivare a tal punto, ma neanche i bambini, veramente, se li fai ragionare, il bambino, se lo fai ragionare, veramente ti dice, ti metti in contraddizione, perché ti dice: ma tu mi proponi un Dio che è infinito, assoluto, e poi me lo fai vedere, mi racconti la favoletta che questo qui è morto dal freddo, per dire, così, per Eh sì. ridere. Perfetto, Va bene, vado ciao. avanti. Ti ascolto con molto piacere. Grazie, Ciao ciao, Claudio. ciao. In effetti, quello che Giampaolo ha tentato di mettere in risalto è il fatto che, da un lato, i cristiani hanno bisogno di un Dio che intervenga nelle azioni umane, di un Dio attraverso la Madonna, attraverso, intervenga nelle azioni umane, e di cui la Chiesa è mediatrice, cioè la Chiesa media fra Dio. Infatti, cioè, sempre sul passo, il patto di Nazareth c'è scritto: tutto quello che tu legherai in terra sarà legato anche in cielo, cioè, che sarebbe l'ordine che Gesù dà a Pietro, il consegna le chiavi, insomma, diciamo così, del paradiso. Cioè, dice, in pratica, la Chiesa: tutto quello che legherete in terra sarà legato anche in cielo. Cioè, da un lato c'è la necessità di intervenire nelle azioni umane per poter dominare gli esseri umani, metterli in ginocchio, stuprarli. E dall'altra parte, invece, c'è il concetto di Dio che viene elaborato dai filosofi, perché i filosofi non ci stanno a sto gioco, dell'essere assolutamente necessario, di questa immensità, di questa coscienza immensa, che è un altro concetto che è aberrante. Cioè, il concetto filosofico, che danno i filosofi del Dio creatore è un concetto veramente demenziale, ed è un concetto demenziale proprio per soddisfare il proprio condizionamento educazionale, la propria sottomissione alla Chiesa cattolica. Proviamo a vedere un attimo. Pronto? Parlo con Radiogamma Sì, 5? radiogramma, sì. Sì. Anzi, con Simeone? Esatto. Buongiorno, sono Antonio. Dimmi tutto. Comunque, quello che dici non sei tanto coerente, Davanti. eh? No, non sei coerente quello che dici. Perché, diciamo, fino a una decina d'anni fa facevi parte dell'ACR. Scusa un attimo. L'imbecillità continua ad aumentare. Andiamo avanti ancora. Cioè, da un lato c'è questa necessità che viene spacciata all'interno dell'università, e dall'altra parte c'è la necessità di un Dio invece che interviene nelle azioni umane, che interviene a dominare le persone. E fatalità, guarda caso, queste affermazioni di questo Pietro che dice: quel che fa somiglia anche a Dio, dice che va bene, e viceversa, sono in dicotomia con altri Vangeli, dove invece le cose stanno in maniera diversa. Vediamo ancora. Pronto? Fa male la verità. Quale? Vabbè. Andiamo avanti un attimino con lo stato di discorso, no? Il problema è quando Gesù che dice a Pietro: ti do le chiavi, ti te domini, perché dici è il più grosso. In realtà, in un altro Vangelo, che è un Vangelo della stregoneria, in realtà, Gesù disse ai suoi discepoli: fatemi un paragone, ditemi a chi rassomiglio.
Simon Pietro gli rispose: sei simile a un angelo giusto. Matteo gli rispose: maestro, sei simile a un saggio filosofo. Tato gli disse: maestro, la mia bocca è assolutamente incapace di dire a chi sei simile. Vediamo un attimo. Pronto? Claudio, è Giampaolo. Dimmi tutto. Meglio l'incoerenza che perseverare nella pazzia. Questo è un idiota, eh. No, ma guarda che io sono incoerente da quando sono nato. Io ho un'incoerenza dentro di me, per fortuna, perché non vorrei mica che continui a pensarla come io la pensavo 50 anni fa, nel 58. No. Al di là che si trasforma, questo è un povero idiota. No, ma guarda che sinceramente, a parte tutto, ben venga l'incoerenza se ti fa camminare, eh. Vabbè. Se uno rimane cristiano cattolico ancora adesso, dopo 60 anni, insomma capirai che vuol dire che quello lì è nella verità assoluta. Fai come la mia amica, no? Che una volta ho detto che io, prima di cominciare l'apprendista stregone, ero un grande bevitore. No. Siccome per grande bevitore io intendevo soltanto bere, non intendevo ubriacare, no? Sì. E lei, per paura, probabilmente che venisse travisato, cioè che venisse sminuita la mia figura, mi ha detto: ma io preferisco uno che beve a uno che non beve, capito? Cioè così fai tu, insomma, cioè mi stai aiutando su una cosa che questo qua è un po' un idiota in realtà. Ma Claudio, ma il dinamismo sta in questo, nel cambiare, nel migliorare, penso, non so. Certo, insomma. Nel trasformarsi, è vero comunque. Ciao Claudio. Ciao, grazie. Ciao. Il problema è questo, che purtroppo al mondo esistono tanti idioti ai quali non varrebbe neanche la pena di dare peso. Gli amici invece, vabbè. Pronto? Sì, pronto? Sì. Sei Simeone? Sì, sono io. Ah, ciao Simeone, io sono Pablo e chiamo da Padova. Dimmi. Ascolta, ho capito, cioè da quello che stavi dicendo per la radio, no? Che, non so, fai magie, stregonerie, cosa fai? Io sono apprendista stregone. Ah, sei apprendista stregone. Ma come mai hai cominciato a fare sta roba? Si può chiedere oppure... No, è cominciato un po' all'improvviso, 17 anni fa circa. Ed è un cammino di trasformazione. È un cammino di trasformazione. Ma cioè, cosa consisterebbe sta roba? Nel perché diciamo la... che... Cosa? Sì, interessava anche a me qualcosa del genere, no? Sì? Ma guarda che io sto andando avanti da 52 trasmissioni, eh? A dire cosa ma io ho sentito adesso sta radio. Ho capito. Comunque, fino a pochissimo tempo fa, no? Sì. Fino a pochissime trasmissioni fa, abbiamo parlato del crogiolo dello stregone. Cioè, non ho ascoltato, però. Ma io non so, adesso. Attendi un attimo. Se... Il crogiolo dello stregone è la persona. E la persona, attraverso una serie di azioni, una serie di decisioni, Trasforma se stessa. Forma? Trasforma se stessa. Quindi vorrebbe una specie di innalzamento spirituale, vogliamo chiamare. Sì e no. Però siccome il referente lo è nella vita di tutti i giorni, non è tanto un innalzamento puramente spirituale. Sì. È un innalzamento di se stessi. Ah, una specie di... Ah, ho capito. Però ascolta un attimo, da questo mi fa dedurre che uno per fare un innalzamento spirituale di questo genere, sì e no, tu hai detto, ma io adesso non è che ci capisco tanto, però mi fa capire che bene o male tu conosci bene anche questa vita di questo Gesù che tu bestemmi, di questo Cristo. No, io non sto bestemmiando, sto definendo. No, così hanno detto per la radio. Gli imbecilli possono dire quello che vogliono. Ah. Tu pensa se Hitler diceva che lui ammazzava gli ebrei. Ah, ho capito, ma allora non è che, cioè questo mi fa, adesso non vorrei sbagliare, però mi fa dedurre che tu vorresti entrare al posto di questo Cristo? No. Come no? Cioè questo mi fa dedurre che tu hai vissuto in parte questa vita cattolica o no? No. Cioè tu non sei mai stato cattolico? Penso che da quando ero 12 anni non sono mai stato cattolico. Cioè tu non hai mai frequentato... Niente. E da come è uscita questa... Cioè tu hai detto 17 anni sta parte, fino a 12 sei stato. Cioè fino a 12 cosa hai fatto? Fino a 12 anni? Ma ragazzino, cosa fanno tutti come? I ragazzini? Dopodiché ho cominciato a vivere. Hai cominciato? A vivere. Non ho capito. E dopo un giorno ho cominciato a vivere a stregoneria. Secondo me, se tu sei
hai qualche problema che secondo tanto si può dire benissimo che andavi in chiesa, questo si può dire. No, non è vero. Ma come non è vero? Fino a 12 anni hai frequentato le scuole, hai fatto che c'era, mia madre mi ha anche battezzato, ma però si battezzava il figlio, veniva preso in giro. Capisci? Non puoi mica fare una colpa, cioè la violenza che fai alle persone che non si possono difendere. Io non ci credo. Io ti posso garantire che ho delle fotografie che tu sei andato no, in chiesa. No, cazzate, dai, delle cazzate. Vabbè, imbecillità infinita, ho capito. Andiamo avanti. Andiamo avanti e ci prendiamo un pochetto di Giordano Bruno. Cosa abbiamo di Giordano Bruno qua? Abbiamo il De Magia, De Vinculis in genere. Vediamo un attimo. Pronto? Il De Magia De Vinculis in genere, che cosa si tratta? Si tratta di uno dei libri di magia scritti da Giordano Bruno prima che lo legassero. Cosa dice questo? Il primo vincolo attraverso cui si costruisce la magia, da cui sono incatenati gli spiriti e quello generale, con cui metaforicamente ci rappresenta incatenato il tricipite Cerberio di Trivia, portinaio d'inferno. Esso poggia sulla triplice competenza che si richiede nel vincolante o mago, fisica, matematica e metafisica. La prima fornisce la base, la seconda gli scalini, la terza il culmine della scala. La prima include la teoria dei principi attivi e passivi, secondo genere, la seconda la dottrina dei tempi, dei luoghi, dei numeri, la terza la dottrina dei principi e delle cause universali. Bene, che cosa è tutta sta roba detta da Giordano Bruno? Non è altro che la trasformazione di se stessi, che è la fisica, cioè noi per fare della stregoneria, per fare della magia, dobbiamo innanzitutto trasformare noi stessi. Poi c'è la matematica. Noi per fare della stregoneria e della magia dobbiamo ancorarci al mondo di tutti i giorni. Dobbiamo conoscere bene le cose del mondo di tutti i giorni. Uno non può dire Gesù era il figlio di Dio e praticare magia e stregoneria e sviluppare se stesso. Nella misura in cui riconosce un Dio, riconosce un Gesù, è in ginocchio e sta già distruggendo il Dio che cresce dentro. Per cui chiamare le cose col loro nome. Inoltre, la terza è la metafisica e la capacità di alterare la percezione. Queste tre cose formano il mago e l'apprendista stregone. E questo ce lo dice Giordano Bruno nel De Magia, De Vinculis in genere. Ricordo che questo personaggio, quando fu beccato, parlava di riprendere la linea della tradizione magica, che voleva dire lavorare per inoculare nella cultura del proprio tempo possibilità di una nuova unificazione del sapere, in modo tali che gli uomini possano farsi cooperatori dell'operante natura, cooperare con la natura, inserirsi operativamente nel gioco dei processi naturali, per stimolarli o dirottarli o bloccarli. Questo è per l'epoca di cui Bruno si sforza di cogliere tendenze e bisogni profondi, è il suo programma della magia. In realtà è vero, quando una persona, quando un individuo dilata se stesso, quando un individuo sviluppa il Dio che ha dentro, lui agisce sulla natura, perché come la natura percepisce l'esistenza di individui, di esseri umani di questo tipo, si riversa negli esseri umani, perché questi, costruendo la propria libertà, costruiscono la libertà della natura. Per cui esiste una relazione simbiotica fra l'essere umano che cammina per sviluppare se stesso e l'essere natura che cerca la libertà dall'orrore cristiano. Quando io vi ho letto precedentemente come per il Vaticano va benissimo che si tagliano le teste delle scimmie, si tentino i trapianti, si facciano queste cose. Perché? Perché per il Vaticano la natura è oggetto da stuprare, esattamente come i bambini. Andiamo avanti. Pronto? Ciao. Pronto Claudio, ciao. Come stai? Beh, insomma, potevo stare meglio. Sì, è per questo te lo chiedo, perché sentivo che eri... Cos'è il periodo dell'influenza, questo? Oh, un po' di lucidine, sai com'è, un po' di bronchite. Devi riguardarti. Vabbè, ve lo devo fare. Allora, io volevo fare un intervento. Dimmi tutto. Sì, senti, ti ricordi il processo... Cosa devo fare? Devo abbassare? Devo abbassare la radio. Cosa faccio? Abbasso la radio? Sì, ti parlo per telefono. Va bene adesso? Penso di sì, vai. Ecco, allora. Dunque,
Ancora? Abbasso ancora? Prova a fare io, vai. Ti parlo per il microfono, alza la radio. Alzo? Alza. Alzo. Ok, vai. Pronto? Vai. Pronto. Mi senti per radio? Mi senti per radio? Sì, molto poco, ma sento. Va comunque, bene. Senti, io... Tu parla, io che sei in onda. Pronto? Sì. Sì, sì. Allora senti. Vai tranquilla. Sì, allora, ti ricordi il processo, quel processo fatto dal Tribunale Militare per quanto riguardava il maggiore, il colonnello, non mi ricordo, Pripke? Sì. No, l'altro era maggiore, Carla Haas, che hanno avuto una pena che poi è stata condonata per limiti di età, eccetera. Però quello che è importante, quello che esce da questo processo, la cosa importante è che per la prima volta in Italia si stabilisce con chiarezza il principio secondo cui non sono soggetti a prescrizione, cioè non si cancellano mai i crimini commessi dai nazisti e in generale i crimini di guerra contro l'umanità. I crimini di guerra e contro l'umanità. Cioè mi pare un risultato molto importante, certo. Considerando che il nostro paese non ha ancora ratificato la Convenzione internazionale contro la prescrivibilità, contro la prescrizione, ma di quei crimini. Dunque mi pare che si crei un precedente che nel nostro diritto non esisteva, contro rischi di assoluzioni future e contro ogni revisione storica degli atti di prescrizione a danno dei ebrei o dell'umanità. Dell'umanità, è importante. Sì. Così si protegge anche la memoria di certi atroci eventi passati da riletture di comodo, dico certo. Io. Certo, certo. Ecco, questo volevo... Non sì. So se tu eri al corrente. No, conosco... Di quanto era emerso da questo processo e da questa sentenza, che non era tanto la condanna dei due, sì. Anche perché ormai quasi novantenni, ma voglio dire, non è questo, comunque sono stati, la condanna contro di loro è chiara, cioè l'ergastolo, sono stati condannati certo. All'ergastolo, diciamo, sì. Poi che la pena la scontano o meno, va bene, però quello che è importante è quanto è emerso, cioè questa... Adesso quando metterò giù il telefono ti spiegherò a livello giuridico cosa implica. È come se parlassi con un sordo, eh. Io sono vicina alla radio. Ma non mi cosa senti? Hai detto, scusa? Appena metto giù il telefono, ti dico cosa significa questo. Cosa implica questa sentenza? Cosa implica? Bene, ma è molto interessante allora. Senti, allora io adesso metto giù, se ho ben capito, metto giù. Sì, ecco. E io ti parlo. Ecco, e dopo allora, intervieni eventualmente. Allora, però, fanno tutto il discorso, cioè, sì, d'accordo. Non farti interrompere. Non mi faccio interrompere. D'accordo. Perché è importante. Va bene. Grazie. D'accordo, grazie a te invece. Ciao. Allora, diciamo un po' cosa significa questo. Cos'è un crimine contro l'umanità? È un crimine che non si limita a distruggere un essere umano, a distruggere una società, a fare dei danni gravissimi, ma tende a sancire quei danni a livello giuridico. Cioè, se io dico tutti quelli che hanno la pelle nera vengono ammazzati, anche se io ne ammazzo 10 o 20, è un crimine contro l'umanità, è un crimine contro tutti quelli che hanno la pelle nera. Se io dico tutti gli indiani d'America devono essere schiavi, anche se io trasformo poche persone in schiavitù, è un crimine contro l'umanità. Perché? Perché danneggio il divenire dell'umanità stessa. Cioè, il crimine dell'umanità è quando non ci si limita ad uccidere o fare del male a qualcuno, ma lo si fa a livello istituzionale. Cosa significa questo? Significa che a questo punto chi fa il crimine contro l'umanità non è solo
chi esegue quel crimine, ma è anche il portatore dell'ideologia che quel crimine porta. Facciamo un esempio. I crimini contro l'umanità, o fai quello che voglio io, o io ti ammazzo, fa parte dell'ideologia cristiana. Cioè, cosa dice il Dio degli ebrei a Sodoma e Gomorra? Gli dice: o voi fate sesso come io voglio che voi fate sesso, o io vi ammazzo. Lui, il Dio degli ebrei, in quel momento è istituzione, è lui il capo, è lui il più forte, e quando lui ammazza non fa altro che distruggere, non prendo telefonate per qualche secondo, non fa altro che commettere un crimine contro l'intera umanità, perché è come se dicesse a tutta l'umanità: o voi fate quello che voglio io o io vi ammazzo. In questi termini, chiunque esalta quel Dio non fa altro che essere compartecipe a quella strage. Cioè, chiunque dice il Dio degli ebrei ha fatto bene, bisogna adorare il Dio degli ebrei che ha fatto la strage a Sodoma e Gomorra, non fa altro che commettere il delitto di partecipazione morale in strage. Cosa vuol dire? Che questa persona non ha partecipato direttamente alla strage di Sodoma e Gomorra, l'ha fatta Dio, però ha partecipato alla strage degli indiani d'America, ha partecipato alla strage degli indios, ha partecipato alle stragi del colonialismo, ha partecipato a diffondere l'eroina, ha partecipato alle stragi naziste. Cioè, la sua responsabilità, la responsabilità del macellaio di Sodoma e Gomorra, che dice agli esseri umani: ho fatto quello che voglio io o io vi ammazzo, nella misura in cui qualcuno tenta di adorarlo, tenta di imporlo socialmente, non fa altro che riprodurre un crimine contro l'umanità. Dunque, un cristiano è sempre colpevole di crimini contro l'umanità. Questo è il punto. Cioè, il crimine contro l'umanità non è ammazzare tanta gente. Il crimine contro l'umanità è istituzionalizzare il distruggere le persone, il distruggere il divenire delle persone, cioè costringere le persone a fare quello che si vuole o se no le si distrugge. Questo è il senso del crimine contro l'umanità. Gli ebrei furono macellati perché? Per il semplice fatto che erano ebrei. Questo è il crimine contro l'umanità. Per cui qualunque persona poteva essere macellata per il fatto di essere italiana, per il fatto di essere giapponese, per il fatto di essere americana. Questo è il crimine contro l'umanità che è stato fatto dal nazismo. E naturalmente sono responsabili in prima persona chiunque ha partecipato a quel tipo di strage, sia in maniera diretta che in corollario, dopo il sistema giuridico discrimina. Però dal punto di vista morale, dal punto di vista etico, è responsabile di crimine contro l'umanità chiunque esalti quella teoria, esalti quel fare. Per cui chiunque esalta il Dio dei cristiani fa crimini contro l'umanità, perché non dimentichiamoci che il Dio dei cristiani si vanta, dice, di aver mandato il diluvio universale, di aver distrutto l'intera umanità. Per cui questo è il senso, la partecipazione morale in delitti contro l'umanità. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Rodolana, dimmi. Sì, ciao. Allora, io volevo riprendere, prima citavi Giordano Bruno, no? Sì. E io proprio qui sotto la spiegazione, cioè il resoconto proprio dei vincoli in genere, che è quello che hai citato tu prima, sì, no? E c'è scritto: espone fin nei dettagli una teoria e una tecnica della dominazione intersoggettiva ad opera del mago, il manipolatore dei vincoli. Scusa, che edizione hai? Invito al pensiero di Bruno Maurilio, no, Frigerio. No, io ho Soggetto e la scienza, volevo che mi indicassi dov'era. No, perché qui, no, praticamente viene fuori che quello che tu, con cui accusi Gesù Cristo, la Chiesa, eccetera, in effetti è veramente Giordano Bruno essere così, perché stai attento. Espone fin nei dettagli una teoria e una tecnica della dominazione intersoggettiva ad opera del mago. Scusa perché mi emoziono. Sì, vai tranquilla. Il manipolatore dei vincoli, eros, fantasia, credenza, quelli fondamentali, che creano legami di assoggettamento diversi e specifici per ciascun individuo o gruppo. Sì. La sapienza operativa esige da parte del mago pratiche purificatorie, sì, che lo tengano a riparo dai vincoli. Sì. In particolare eviterà di amare, sì, pur sfruttando ogni piega seduttiva, anche sessuale. Sì.
Ecco, questo è un'opera di Giordano sì, Bruno. Sì, 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 non sono d'accordo con te. Però tieni presente questo, che Giordano Bruno innanzitutto era un cristiano, cioè era un prete cristiano, non sì, ricordo carmelitano, no? Era un frate. Sì. Per cui il suo concetto di magia si staccava da quello che era la sua educazione. Cioè lui non riusciva ancora a percepire la natura come coscienza in sé, ciò che avviene invece in Pomponazzi. Allora ti leggo quello prima. De principis rerum elementis et causis. Mm. L'opera che affronta il tema della magia naturale, sì, in quanto distinta da quella divina e matematica, quelle che tu citavi prima, sì, no? Offre un'interessante ed insistita riflessione sul fenomeno della luce. Cioè voglio dire, lui ha sondato tutte queste cose, poi si è staccato sì, dal pensiero della Chiesa, del cristianesimo e tutto quello. Però quello che lui propone non è una liberazione dell'uomo, no, ma è una dominazione vera e propria dell'uomo. Aspetta un attimo, attraverso no, tutte le cose che tu proponi, sì, capito? Sì, sì, no, no. Cioè è una mistificazione quella che tu stai facendo. Aspetta un attimo, no, no, aspetta un attimo. Piano a dire quello che dice su Gesù Cristo, voglio dire, insomma. No, no, quello che dice su Gesù Cristo lo dico io, non lui. Sì, appunto, questo lo dici tu, voglio dire, cioè, è un pensiero tuo, ma sì, sì, ma infatti ma no, chi te lo fa divulgare? No. Quello che dico io è tutto quello che dico io. La citazione che ho fatto di Giordano Bruno era una situazione in essere per spiegare un modo di vedere le cose. Che poi Giordano Bruno non fosse lo stregone, non fosse uno stregone come lo dico io, questo è vero, ma perché questo? Perché lui ha fondato il cammino di libertà. Cioè lui scusa, ha voluto stai fare... arrampicando sui specchi, no, perché è vero. Ma no, ma perché non devi pensare... Non devi pensare alla stregoneria come una cosa fissa, come una cosa fatta. Riuscire a uscire dall'orrore cristiano è stato un cammino lunghissimo. La percezione che scusa, aveva... Scusa, ti posso interrompere un momento solo? Tu prima citavi Gesù Cristo come la rappresentazione di Gesù Cristo, quello ortodosso, diciamo, sì, quello che viene proposto dalla Chiesa, come la rappresentazione del male, no? Sì, sì, è per il paganesimo. Perché dicevi, male, non sì, so, per esempio, quando si vedeva un demone all'interno di una persona... Bisognava sì, sì, massacrare questa, questa persona certo, di botte perché così si coltiva il demone sì, e qua e là. E in Giordano... Ma io sappia, sì, Gesù Cristo ha sempre allontanato il demone guarda il male, che quello di botte... attraverso la parola, solo la parola. Sì, 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 ma no, no, non ha mai allontanato nessuno. Mi stai un attimo fraintendendo. Mm. Se vuoi metto giù, se no parlo in diretta. Come preferisci tu? Non ho capito. O parlo in diretta o metto giù e mi ascolti. Vabbè, io metto giù e ascolto. D'accordo? Vuoi. No, se vuoi ti parlo in diretta per non mandarti sugli scatti. No, non okay, hai problema, è che perché io non sono abituata a parlare in diretta, poi mi emoziona e viene fuori peggio. Sì, di, sì, ma non ti preoccupare, c'è di peggio in questa radio. Allora, senti un po'. Comunque, guarda che... Non è detto che quello che proponi tu, voglio dire, sia verità colata. No, la mia libertà non è verità, no, esatto, non fraintendermi. E allora perché se la tua libertà cerchi di imporla? Pronto? Sì, sì, ti sento. Pronto? È caduta la linea, mi spiace. Non prendo più telefonate perché qui c'è Mario. E se Mario mi dà 2 minuti di tempo, vorrei rispondere un attimo a questa radioascoltatrice. Allora... innanzitutto le cose che dico io sono cose che dico io. Cioè, nel senso che il fatto che il Dio dei cristiani e Gesù sia il male, questo lo dico io e questo lo definisco io, la responsabilità è tutta mia. Non c'entra Giordano Bruno in questo. La citazione che ho fatta da Giordano Bruno era per definire che fin da allora, cioè fin dal 1500, c'era la percezione attraverso la quale costruire la magia. Che Giordano Bruno non riuscisse a costruire la stregoneria, cioè non fosse un apprendista stregone, è vero, era un filosofo notevole, gli hanno serrato la lingua fra le morse d'acciaio perché non parlasse, però questo è Giordano Bruno era un frate, ed era uno condizionato educazionalmente ad essere frate. Per quanto riguarda il discorso dei demoni, Gesù che caccia i demoni, allora, la parola demone in greco è il Dio, la divinità che cresce dentro l'essere umano, è l'essere umano che si fa Dio. La guerra era fra Gesù che doveva distruggere il farsi Dio degli esseri umani, perché Gesù è il male, è la distruzione del divenire umano. Infatti si diceva figlio di Dio. Gesù non era in grado di bastonare nessuno, perché era un impotente, come è descritto sui Vangeli. Però
non ha importanza. Quello che io ti ho scritto invece, che veniva bastonato, è la pratica che avevano nel XVIII, XVII, XVIII secolo i cattolici nei confronti di chi ritenevano indemoniati, perché le persone non sono mai possedute da un altro essere, le persone sviluppano il Dio che hanno dentro e affrontano le contraddizioni, ma non sono mai possedute da un altro essere. Questo è il cretinismo del patro di Nazareth che vende questo. Dopodiché i preti bastonavano la gente per dire bastonemo anche il demonio, e questa citazione è da Russell. E da Russell, il Dio e la ragione. Per cui è vero che se tu leggi la magia di Giordano Bruno, è una magia che tende ad impossessarsi della natura. Questo è verissimo. Ma perché Giordano Bruno non era ancora in grado, non era ancora in grado di riuscire a camminare insieme alla natura? Questo avverrà dopo. Ci saranno milioni di morti, milioni di roghi, ci saranno milioni di stragi per riuscire a riportare all'interno del genere umano questo concetto, camminare insieme al divino che ci circonda. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, qui ho Mario, ricordo sempre che sono in radio fra le 7 e le 8, fra le 8 e le 20, a leggere il libro dell'Anticristo. E a risentirci a più tardi, ricordo che sono giovedì prossimo sempre in radio alle ore 15 e a risentirci ancora con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ricordo che sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e che potete scrivere anche all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Caro Mario, ti regalerò i due minuti dopo.